Oggi che stiamo al sesto giorno della in preparazione all'Immacolata, credo che il Vangelo d'oggi ci mette giustamente sulla retta via. Poco fa abbiamo celebrato a Sant'Andrea, no? E se ricordiamo il Vangelo, che era quello di Luca, presentava un'altra forma anche di cui lo chiamava, no? Era il primo ad essere stato scelto, chiamato, e dopo Andrea, con l'emozione di aver trovato il Messia, va e andando, quando vede suo fratello, le dice: andiamo, Simone, non sia che questo sia il Messia? Oggi, con il Vangelo di Marco, vediamo che un'altra forma della chiamata, no? Che loro sono pescatori, sono sulla barca, il Signore arriva e le dice, guardate come le vide, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Boh, io immagino la faccia di loro, come la tua, non si capisce niente. Cioè pescatori devono diventare pescatori di uomini. Mi fa ricordare una volta a Cafarnao, in un incontro con il vescovo, eravamo lì e lui proclama questo Vangelo, credo che era Monsignor Rilco, e non mi ricordo bene, questo è successo verso il 2000, 2001, 2002, e parlando sull'efficacia della predicazione, dice: così come Pietro, Simone, Andrea erano pescatori, anche gli altri, no? Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, tutti pescatori, la strategia per pescare, almeno con la canna, non con la rete, è mettere una bella esca di tale forma che il pesce vada a prendere l'amo, no? Perché se l'esca non è niente, l'amo nudo, il pesce non va a mettere i denti, no? E dice Monsignor Ricco: se voi volete essere pescatori di uomini, dovete mettere il vostro cuore nell'amo, cioè il cuore personalmente. Però non sto parlando nel sentimentalismo che molte volte la società ci invade, no? Ah, povero questo, non si può dire la verità, o non si può dire che Babbo Natale non esiste, o che la Befana è una bugia, è una strega, o che, perché se no cade la favola, non lo so, io direi la pazzia o la stupidaggine sui bambini. Invece di annunciare la verità, si nasconde la verità, molte volte. Ecco perché quando dice mettere il proprio cuore nell'amo, significa, che cosa significa? Rinunciare a se stessi. Rinunciare. Il cuore non è la sede dei sentimenti. Questo è modernamente, ma nella Sacra Scrittura il cuore è la sede della volontà. Decido, prendo una decisione. E per prendere una decisione, ognuno di noi, per prendere una decisione, rinuncia a una cosa per prendere un'altra. Dalla colazione, o meglio, prima, dal momento che ti alzi, tu dici: mi metto questa maglietta, e vuol dire che non mi metto quell'altra. Mi metto queste calze, vuol dire che non mi metto quell'altra. Mi metto questo pantalone o quella gonna, secondo il sesso, e non mi metto quello. Cioè, ogni momento uno sceglie una cosa in virtù di
se uno va a lavorare o fa qualcosa che si deve sporcare, certamente non si metterà l'abito per andare alle nozze, no? Si metterà, cioè, ogni cosa. Si prende una decisione. Ecco perché le dice, loro, dice, e subito lasciarono le reti e lo seguirono. Sembra così molto semplice, però ricordiamo che Pietro, Andrea, erano proprietari di una ditta di pesca, non erano poveri. Lasciare le reti, lasciare le barche vuol dire rinunciare alle proprie sicurezze, quello che noi chiamiamo oggi, al benessere. Rinunciare. Una parolaccia per tanti nel mondo moderno del benessere, del finto benessere. Ecco perché la parola tiene qualcosa di eloquente, ma anche di liberatorio. Perché? Perché poter entrare e continuare in questa novena dell'Immacolata, c'è bisogno di sperimentare la libertà che Maria ha avuto. Maria non è che ha detto bene, le ha detto l'angelo, bene, io non ho nessun problema di essere la mamma del Salvatore, va bene, però vorrei alcune sicurezze, per esempio un bel fuoristrada, cioè un bel ciuccio giovane, forte, e già che sarò la mamma del Salvatore, almeno una badante, qualche donna di servizio, pagata da voi, certamente. Giuseppe è un po' più grande di me, potrebbe già andare in pensione, così mi vede. Non ha chiesto assolutamente niente. La sua sicurezza si è appoggiata, anzi, era già appoggiata in Dio. Perciò è stata una mamma degna del Salvatore. Ed è bello poi questo. Contemplare l'Immacolata sembra per noi anche molto semplice, molto, direi, come già capito, ma per una giovane di 16 anni sperimentare il poter essere o rimanere incinta o che in lei si possa compiere una promessa fatta 400 anni prima, almeno attraverso il profeta Isaia, il profeta Baruch, e che dal momento che loro hanno profetizzato la venuta del Messia attraverso la nascita virginale di una donna, tutte le ragazzine si facevano questa domanda: sarò io? E se forse sarà io? Dopo si sposano, hanno i figli, hanno una figlia e le insegnano: guarda figlia, fa attenzione, magari potresti essere tu quella che in cui si adempirà la profeta, la profezia dei profeti. Più di 400 anni sono passati. Immaginiamo questa attesa. Non è scherzo. Perciò è bello, Maria ha accolto l'inseminazione dello Spirito attraverso l'angelo, che noi possiamo anche oggi sperimentare e chiederci: quali sono le nostre sicurezze? Che cosa abbiamo nel cuore? Ripeto, non come la fonte dei sentimenti, se non le nostre decisioni. Le nostre decisioni che già abbiamo preso e le decisioni che stiamo prendendo. Che il Signore possa darci questo Spirito. Solo lo Spirito di Dio ci farà liberi. Così sia.